Ora, entrando nel merito delle cose, innanzitutto io dico che noi come Cooper a Roma il 10 saremo in piazza con l'Unione Civili proprio sulle iniziative che saranno fatte, inoltre nei posti di lavoro, in Telecom, in altri posti di lavoro verrà distribuito il volantino dato, eccetera, dove è possibile. In qualche posto cercheremo di fare assemblea, per ora ce ne abbiamo una sicura e siamo in attesa di sapere le notizie. Se ci riesce anche alla Italia più vicino faremo un buon antinaggio. Questo diciamo, è il nostro contributo al 10, l'iniziativa che ci trova completamente insomma, schierati a favore, un'iniziativa giusta, buona, intelligente, come è stata quella anche l'iniziativa sul Limo, Tares, eccetera, di uscire ad agosto, che dimostra insomma la presenza dell'Unione Inquilini, la prudenza e anche l'intelligenza di azione. Quello che anche voglio aggiungere è che noi nel senso di movimento di base di sindacati, sia degli inquilini sia sindacati dei lavoratori, ci troviamo diciamo, in una situazione in cui abbiamo un mostro, un paradosso da battere, perché in questi anni insomma, quello che le politiche neoliberiste hanno prodotto è sotto gli occhi di tutti. Però, a livello culturale, a livello di senso, anche senso comune e di risposta politica, il progetto nel neoliberista è quello che ancora va in marcia, cioè il progetto che comunque lo Stato deve avere una funzione caritatevole, che comunque lo Stato non deve intervenire, che comunque lo Stato deve dare a chi più ha, perché poi chi più ha sarà così bravo da mettere in funzione, cioè un Robin Hood alla rovescia, rubare ai poveri per dare ai ricchi, perché poi i ricchi metteranno in funzione l'operazione della qualità. Questo sono le cose, questa estate, diciamo, come sindacato, siamo stati coinvolti in una serie di mobilità, licenziamenti, eccetera, dove se uno si astraeva un attimo, appariva subito evidente come lo Stato mette dei soldi sugli ammortizzatori sociali, che se li mettesse come agente diretto, almeno sarebbero molto più produttivi e molto cose. Invece noi abbiamo, nel senso che è imperante questo totem della politica, insomma, del nuovo intervento pubblico e così via. Al massimo, insomma, il malessere si sfoga sulle casse, su queste cazzate, scusate, insomma, in parte delle caste, delle cose, almeno senza vedere poi, insomma, quella che è la direzione, quello dei progetti, quello che bisogna fare, insomma, per cui credo che noi abbiamo, insomma, è chiaro che siamo in una situazione di estremo insomma, di isolamento, con il paradosso che la società comincia insomma, in qualche modo a cercare delle risposte e purtroppo in molti casi poi arriva con l'estrema destra e così più o meno, cioè la società cerca delle risposte, la parte che più subisce la crisi cerca delle risposte e invece quadro anche politico di riferimento e culturale, non solo politico, ma culturale, di progetto o meno, viaggia in tutt'altra parte. Anche quello che è avvenuto a Lampedusa, insomma, è proprio il segno di questo appiccicaticcio che c'è, insomma, che da un lato dichiarazioni formali, caramellose, eccetera o meno, di fatto poi la legge rimane quella, eccetera, almeno ci si affida a Papa Francesco con tutta la rispetto e l'attenzione che merita, ma
insomma, insomma la sinistra, almeno insomma la gente, insomma, la sinistra non può affidarsi alla carità e al Papa che dica delle cose o meno. Cioè, proprio c'è necessità estrema di lavorare in questo senso, vedere un lavoro non con proposte, con azioni di lotta, eccetera. E non è un lavoro facile. E credo che sarà anche un lavoro duro e lungo. Tant'è che, per esempio, anche un fatto emblematico è che nelle forme noi dobbiamo in qualche modo assicurare una continuità, che è la cosa più difficile nelle forme di lotta. Noi vediamo che adesso tutti cercano chi si arrampica sul Colosseo, chi si arrampica sul coso, almeno c'è il gesto, c'è più la ricerca del gesto, insomma, che richiama l'attenzione, che non la continuità di azione, di lotta e così via, che è la cosa più difficile e più importante da portare avanti. E su questo noi dobbiamo marciare. Io ho apprezzato nella relazione traduttiva che questo tentativo dell'Unione Inquilini di non essere, insomma, di avere una barra dritta, però di non essere settaria o minacciata, ma di cercare di respingere questo passo anche dopo, questa bestia che in qualche modo ci abbiamo come sinistra di settarismo. Noi dobbiamo unire al massimo le forze, insomma. E in questo senso io dico anche, come è stato anche segnalato, che sarà importante anche il mese di ottobre una serie di scadenze, insomma, no? Il 10 c'è questa, il 12 ci sarà quell'altra importante manifestazione, il 18 c'è lo sciopero generale dei sindacati di base, che è il primo che viene fatto dopo 3 anni unitariamente da tutti, e quindi è una scadenza importante. Io penso che voi lo viviate sulla vostra pelle, no? Nel senso che come è importante che ne si aspettavate che se il destino degli inquilini sarà in mano solo a Siget o Sunia o Menacciata, credo che non verrà niente, quindi è indispensabile che ci siano altre, anche nel mondo del lavoro, altre segnali forti, no? Perché se aspettiamo che la ripartita in qualche modo venga solo da CGL, da CISL e UIL, il massimo che possiamo avere è l'incontro con Squinzi, insomma, no? È un altro tentativo di fatto proprio da fuori, eccetera, almeno. Quindi è importante che questo sciopero anche abbia la partecipazione, che ci veda presenti in piazza, per cui io chiedo, insomma, la vostra collaborazione anche il 18, e lo chiedo particolarmente qui a Roma, perché a proposito di settarismo noi lo subiamo, insomma, voi, noi lo subiamo sulla pelle quotidianamente, nel senso che c'è un forte tentativo di dimostrare o da parte dell'Asia o da parte dell'OSP o da altri almeno che sulla piazza di Roma esistono solo loro, meno eccetera, quindi è chiaro che sarà che cosa che oltre ad essere stupida, perché comunque se ognuno poi avesse il senso delle proporzioni capirebbe quanto è cretino per fare questa gara, eccetera, o meno, ma poi non risponde nemmeno al vero, perché le azioni sia che fate voi sia noi che abbiamo fatto come sindacato, eccetera, o meno, questo fatto non risponde al vero, ma insomma io dico che è importante esserci, è importante che anche una lotta diversa nel mondo del lavoro abbia spazio ed abbia visibilità. L'ultimissima cosa, per non rubare più tempo, noi dobbiamo avere bene in mente, insomma, credo che ce l'abbiamo tutti, ma io lo dico perché poi noi non penso che dobbiamo portarlo all'esterno, meno, che ci hanno rincoglionito con queste cose, che non c'è più la lotta di classe, che non esiste, eccetera, meno. Ma quando invece, insomma, tutte queste politiche di questi anni dimostrano che invece la lotta di classe c'è, evidente, e purtroppo
sta vincendo la classe più forte, insomma, la classe che ha i mezzi, il potenza, una classe capitale. Questo è quello che tutte le scelte, se voi andate a vedere in Europa, insomma, soprattutto tutte le scelte che sono avvenute, avvengono tutte a danno, diciamo, dei ceti medio e bassi e a vantaggio del 10% che detiene il massimo della ricchezza, ma poi ce lo dicono in televisione, ci fanno dei servizi, eccetera, ma non c'è mai un progetto, un cambiamento, almeno c'è al massimo, ce la dobbiamo a vedere report, ce la dobbiamo a vedere, eccetera, però poi non è che cambiano le politiche, non è che cambia la ridistribuzione del reddito almeno, e non cambierà se non saremo noi, insomma, a organizzare le lotte, a organizzare la classe, insomma, più debole, perché questo avvenga, insomma, se i soggetti che maggiormente sono sfruttati non si muovono in tal senso, è chiaro che questi cambiamenti non verranno mai. Però io credo che per le azioni che stiamo facendo, per le azioni che fate voi, per le azioni che stiamo facendo noi, per le azioni che stanno facendo anche altri movimenti, credo che sarà una lotta difficile, lunga, però credo che possiamo farcela, perlomeno che valga la pena tentare, se non vogliamo morire democristiani, che valga la pena tentare.